Una domanda veramente Intanto difficile a cui scusa, è rispondere. passato Sicuramente il Marina vantaggio sta il facendo la. Savoia. Marsala 0, Savoia 1. Eccola. Io vorrei sapere, se tu sei in grado di dirmelo, di vedere il tabellino del Marsala, appunto. Per vedere se gioca il difensore di Torre Annunziata. E Alibani sa di cosa parlo. Sì. Lo vediamo il subito. Padulano. Sì. Beh, vediamo se gioca Padulano. Simone sa di cosa parlo. Sì, te lo dico subito. Ma è qualcosa che si può dire in onda? No. Vabbè, no. Sì, oramai l'ha detto Carlo, facendo una ricerca lo capiscono tutti. Padulano è nato a Torre Annunziata. Vediamo un attimo. Ah, del Marsala. No, sì. Ma attenzione. Ma non vuol dire niente, ci mancherebbe. No, per carità, no. No, però è una curiosità che vogliamo vedere. Vorrei capire, certo. Se è una curiosità che c'ho, sì, voglio dire, in un momento del genere un giocatore di Torre Annunziata che gioca contro la sua squadra di Torre Annunziata comunque potrebbe essere così una curiosità interessante. E con il Savoia che è in vantaggio, il Palermo sempre di più all'esigenza di provare a vincere questa partita. Martinelli. Carlo, ne approfitto, visto diciamo che semifallo laterale, ho controllato le distinte, è stato Di Parola, tu sai chi, non è neanche in panchina. Il giocatore attacca di cui prima Crivello, non è neanche in panchina. Ognuno pensi quello che vuole. Attacca Crivello, prova a servire Floriano e butta la palla fuori. Però al di là di tutto rimane il fatto che Savoia vince e il Palermo no, vabbè, per cui in un turno che Carlo era preventivabile, come oggi è preventivabile che il Palermo vinca col Marina di Ragusa, anche che il Savoia vinca col Marsala, purtroppo. Dottor Cangemi, lei vuole la assolutamente botte piene, sì, e la moglie ubriaca, giustamente. Quale sarebbe la botte e quale sarebbe la moglie? Il fatto che non giochi il calciatore di Torre Annunziata e che il Savoia perda 2-0, 3-0. Dico, ma giustamente dico. Ancora non è finita la partita, eh? Giusto. Quindi, calma. Calma. Sì. Vai Carlo, cronaca. Il Palermo attacca, ma